Comincia male il Forum Internazionale delle Culture, l'evento di respiro mondiale partito in pompa magna con la nomina a presidente del cantante Roberto Vecchioni e poi finito in sordina col passare dei mesi, non senza strascichi polemici. Ieri sera i rappresentanti delle istituzioni hanno trovato ad attenderli al Teatro San Carlo, dove si è svolto l'incontro inaugurale del forum, i disoccupati del Comitato Banchi Nuovi. Una protesta per sottolineare lo spreco di denaro pubblico in un evento che potrebbe non produrre ricchezza e i posti di lavoro annunciati, che è sfociata però in scontri con le forze dell'ordine. Alla contestazione ha assistito anche il sindaco di Barcellona, ospite della serata, a cui hanno preso parte il sindaco Luigi De Magistris e il presidente della regione Campania, Stefano Caldoro, principale bersaglio dei cori dei senza lavoro. Tutti i siti UNESCO saranno punto di riferimento di dialoghi che impegneranno la cultura, l'arte, la filosofia, la storia, l'integrazione culturale, quindi tutti aspetti che sono legati al mondo, al cittadino, legato chiaramente alle attività del territorio, quindi chiaramente per quanto ci riguarda il fronte del Mediterraneo, un tema di dialogo e di dibattito che ci sarà. Lo facciamo con grande risparmio economico, quindi non ci saranno più tutti quei tanti euro con tanti zero. Vabbè, come Rafa Benitez, no? Chi viene a Napoli si innamora, e il resto è una città che provoca una grande capacità e forza di emozioni. Adesso dobbiamo essere bravi tutti quanti come città a dimostrare che questo forum ce lo siamo meritati, l'abbiamo voluto fortemente anche quando sembrava perso e che adesso deve coinvolgere la città intera.